Discorso del presidente russo Putin davanti alle Camere riunite, molti temi trattati. Sui rapporti con gli Stati Uniti, il leader russo dice: il loro scudo missilistico troverà sempre risposte adeguate da parte nostra. Da Mosca, Sergio Paini. Gli Stati Uniti inizino a contare le nostre forze e poi decidano. Anche nel discorso annuale davanti alle Camere riunite, Vladimir Putin non rinuncia a mostrare i muscoli. Stiamo aspettando che gli americani inizino a considerarci partner alla pari, ha detto il capo del Cremlino, che ha rispedito al mittente le accuse di aver violato il trattato sulle armi strategiche a corto e medio raggio. Un accordo che rischia di essere rottamato entro 6 mesi, aprendo la strada al ritorno dei missili nucleari in Europa. Non saremo noi i primi a schierarli, ma se lo faranno gli americani, saremo costretti a rispondere, ha avvertito Putin. E nel mirino non entreranno solo i razzi, ma anche i centri dove si prendono le decisioni a livello politico. Retorica bellicosa, ma non solo. Il presidente russo ha dedicato gran parte del suo discorso a progetti di riforme e promesse di giustizia sociale, per cercare di frenare un calo di popolarità nei sondaggi. Non abbiamo più tempo da perdere, ha detto Putin. Le risorse ci sono e vanno investite subito per migliorare la qualità della vita dei russi. 19 milioni di poveri, in un paese che conta 147 milioni di abitanti, sono ancora troppi.